Milano vedremo solo le tre mostre, proprio perché, come dice Vincenzo e l'ha anche scritto, questo premio Città di Novara continua a stupire. Noi anche quest'anno vi vogliamo stupire, quindi non solo l'arte la vedrete, ma la vedrete anche in movimento, e per l'arte in movimento la vedrete tramite l'artista Massimo Nardi, che chiamerei qui, c'è? Ecco. Grazie a Massimo Nardi. Grazie, Massimo Nardi ha vinto l'edizione precedente per le performance. Non sto a raccontarvi tutto, potrete naturalmente inquadrarlo anche sotto il profilo biografico e non solo, ma anche artistico. Ci sono i siti che ne parlano, YouTube e quant'altro, però mi soffermerei sul fatto che è un artista a 360 gradi, ma con una passione particolare per l'arte in movimento, e per l'arte in movimento intendo la body art e la painting art, no? Già l'anno scorso si è cimentato, allora eravamo al cortile della Reggia del Broletto, quest'anno ci accompagnerà nella visita dopo il taglio del nastro con l'arte in movimento e con, eccola là, la potete già notare, la nostra modella, che praticamente è completamente dipinta. È stato fatto tutto oggi, è vero? Vero, Massimo Nardi? Grazie. E lo scopo è quello di rivestire il corpo femminile di entropico astrattismo. Questo era il messaggio, il concetto che era passato già la scorsa edizione e che viene riproposto questa volta nelle bellissime stanze del castello. Con l'arte in movimento saremo anche catturati dall'arte sonora. Per tracciare però il profilo di quello che è il personaggio veramente poliedrico di quest'anno, pittore, scenografo, artista tutto tondo, scultore, non solo, ma con una lunga esperienza e attività di docente, è stato tra l'altro anche direttore dell'Accademia di Brera di Milano, e abbiamo qui al centro il maestro Fernando De Filippi. Il premio alla carriera Città di Novara 2018 al maestro Fernando De Filippi.